Eccoci qua allora nel salottino del Dipartimento Pesca al Blue Sea Land a Mazara del Vallo. Oggi abbiamo un ospite importante, si parlerà naturalmente di attività trasfrontaliera Italia-Tunisia, ancora una volta in compagnia del dottor Rosario Sapienza, dottor Vincenzo Petruso del Dipartimento Programmazione, e siamo giusto qui per intervistare un'autorità importante del governo tunisino per parlare di attività trasfrontaliera. Dottor Sapienza. Sì, salve a tutti. Il dottor Fethi Ben Mimoum è il direttore generale del Ministero dello Sviluppo tunisino ed è il nostro partner nel programma di cooperazione come autorità nazionale tunisina. Bene, allora vogliamo raccontare ai nostri telespettatori cosa accadrà oggi in questa giornata, un convegno che vi vede in qualche modo coinvolti. Facciamo questa domanda a Messier. On demande de la conférence d'aujourd'hui, c'est à propos de quoi? Il veut savoir quel est le thème, quel sera le sujet d'aujourd'hui. Scusi, Messia, e parlerà in francese e poi ci sarà una traduzione del dottore Sapienza che ci fa anche da interprete e lo ringraziamo. Prego. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très content d'être à Mazara del Vallo, cette belle ville où, nous dit-on, il y a une forte communauté tunisienne ici à Mazara. En fait, ma participation aujourd'hui à cet événement, elle a pour objectif d'apporter un témoignage sur notre programme de coopération transfrontalière entre la Tunisie et l'Italie. Monsieur Ben Mimoum, intanto dichiara di essere molto contento di essere qui a Mazara, che è una città che sta apprezzando tantissimo e di cui conosce il forte radicamento con la comunità tunisina, e quindi le relazioni intensissime che ci sono fra i suoi cittadini e questa terra. E in più, come è già accaduto varie volte, viene qui a portare la sua testimonianza di questa ormai lunga storia di cooperazione trasfrontaliera che ci vede uniti in un'avventura che adesso va alla nuova edizione col nuovo appello. Possiamo riferire, insomma, che questa non è soltanto un'avventura imprenditoriale, ma c'è una grande amicizia tra popoli, anche questa è un'unione di popoli, di idee, di iniziative e di sviluppo economico. O della cooperazione economica, il demande si il y a quelque chose d'autre comme un communauté d'amitié, un processus de friendship. Hein? Bien sûr, mon objectif c'est de témoigner de l'intensité des relations, de l'importance des relations entre la Sicile et la Tunisie dans le cadre de ce programme. Au-delà des projets, des activités de projet, effectivement, il y a eu un tissage d'un réseau de relations, de network entre les territoires, les populations, des liens d'amitié. Les gens, ça leur a permis même de proposer d'autres projets. Les gens ont recommencé même à apprendre la langue italienne, je dirais. Sì, Monsieur Fethi ha parlato di tessere, un tissage, un tessuto fitto di relazioni, di amicizie, di storie personali che si sono incrociate e che hanno fondamentalmente creato una grande comunità di pratica che adesso si sta allargando grazie alla nuova edizione del programma. Concludiamo con un'ultima domanda. C'è un grande problema in Italia e nel mondo, che è quello dell'immigrazione. Immigrazione che ha visto un po' l'Italia irrigidirsi in questi ultimi anni con questo nuovo governo, e che comunque in qualche modo questa immigrazione è viva l'accoglienza, perché ognuno di noi ha diritto di vivere, però un'immigrazione così violenta rischia di rovinare anche un po' i rapporti di sviluppo economico tra i paesi. Je crois que tu as compris la question. C'est à propos de l'immigration, des problèmes et de la gestion, peut-être un peu rigide en quelques moments. Et quelle est votre pensée sur ça? C'est une vaste problématique, évidemment très sensible dans le contexte italien. Je connais l'importance de cette dimension au niveau national italien. À notre niveau, nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes un pays aussi émetteur d'immigrés, bien sûr, d'immigrants. Nous sommes une terre de transit aussi pour l'immigration qui vient de l'Afrique subsaharienne. Nous pensons que par des actions de coopération, par des programmes de coopération tels que le nôtre, tels que le programme Italie-Tunisie, on peut faire face
à des défis en commun, notamment grâce à des projets qui ont un impact microéconomique, et méso et macroéconomique au niveau de nos pays. C'est en travaillant ensemble, en soutenant notamment la Tunisie, qu'on pourrait gérer cette question